Una buona giornata e bentrovati per questa prima edizione del nostro giornale. Per il quarto giorno consecutivo è calato il numero di casi positivi al coronavirus. In tutto sono 3.491, mentre il numero delle vittime di ieri è salito a 683. Viviamo in una fase di apparente stabilizzazione. Crediamo che il numero di persone, infatti, sia coerente con il trend che la diffusione ha avuto nel paese. Per Agostino Miozzo, vice direttore della Protezione Civile, questo ci fa dire che è importante. Vogliamo vedere la curva stabilizzarsi e poi decrescere, ma è importante, dice, mantenere le rigorose misure di contenimento e di distanziamento sociale. Intanto ieri il capo della Protezione Civile Borrelli ha avuto dei sintomi febbrili ed è stato sottoposto ad un tampone di cui si avranno gli esiti nel corso delle prossime ore, mentre al San Raffaele di Milano è ricoverato l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso. Ed è allarme per i sanitari che in questo giorni così difficili vivono una situazione non facilissima, almeno per quanto concerne la situazione degli operatori sanitari. Sono oltre 5.000 gli operatori sanitari italiani contagiati dal virus. Lo hanno scritto i segretari nazionali e piemontesi dei sindacati. All'Istituto Superiore di Sanità si chiede di intervenire immediatamente per garantire al personale sanitario gli strumenti di protezione individuale. Intanto, tra i camici bianchi continua a salire il bilancio che è arrivato in totale a 30. Da Torino all'avvocato Arnoni, al quale si è rivolta la famiglia di una vittima professionale, ha chiesto che lo Stato deve indennizzare le famiglie di medici ed infermieri deceduti per la loro attività di tutela della salute pubblica. Adesso veniamo alla Puglia. I dati aggiornati a ieri parlano di 1.009 casi segnalati. Per i dettagli, Rosaria Albanese, RA News.